è una Juventus che si prepara per un finale di stagione importante. Dovrà consolidare il quarto posto sperando di rosicchiare qualche punticino all'Inter, al Milan o al Napoli. È chiaro che dopo la sconfitta con l'Inter il discorso scudetto viene meno, ma questo non vuol dire che non bisogna buttare tutto all'aria. Per questo motivo la Juventus guarda avanti e guarda la sfida contro il Cagliari. Attenzione, perché ci sono delle importanti novità da questo punto di vista, e quindi cerchiamo di capire il tutto non prima, però ti avevo ricordato che per essere super aggiornati sulla Juventus io vi consiglio un'app che è la migliore, OneFootball. Qui sotto in descrizione vi lascio il link diretto, scaricatela, perché è la migliore che c'è in circolazione sul mondo del calcio, è gratuita e personalizzabile, vi consiglio davvero di scaricarla perché è la migliore. Inoltre, se volete tante notizie sul calciomercato della Juventus, notizie molto flash, molto rapide, io vi consiglio il nostro secondo canale. Qui sotto in descrizione lo trovate, si chiama FC Media TV. Qui trovate tante news di mercato, è un bel raccoglitore di notizie prese da varie fonti, quindi mi raccomando, scaricate, iscrivetevi a questo canale. Qui sotto in descrizione vi lascio il link, dovete semplicemente cliccare, automaticamente vi troverete in questo nuovo canale FC Media TV, e ci sono tanti contenuti esclusivi per voi. E allora, la Juventus sabato andrà a sfidare un Cagliari che è alla ricerca disperata di punti. Probabilmente non troverà di fronte a sé il 5-5-0 che ha messo di fronte l'Atletico di Simeone, di fronte a quello che è il City di Guardiola. Però comunque Mazzarri sappiamo che sta preparando la partita in una maniera comunque simile, cioè cercando di creare una sorta di muro a questa Juventus, e sappiamo che storicamente la Juventus ha avuto più difficoltà quasi con questo tipo di squadre, con quelle che si chiudono tutte in difesa e che ti lasciano pochi spazi. Un esempio è stato il Villarreal di Emery, che sapeva questo, sapeva che la Juventus di fronte a una situazione del genere avrebbe trovato delle difficoltà. La Juventus si trova molto più a suo agio con squadre che ti attaccano e quindi che ti lasciano gli spazi per ripartire, ed è per questo quindi che è chiaro che dovrà in qualche modo trovare un modo per arginare questo problema. Il Cagliari ha varie soluzioni in questo momento per poter scendere in campo: 3-5-2, 3-4-2-1, 3-4-1-2, dipenderà molto dalle condizioni di Pavoletti, termina l'offensivo di questa squadra, ma è chiaro che davanti a Cragno ci sarà una bella linea che secondo me sarà quasi una sorta di difesa a 5. Attenzione però, perché questa Juventus dovrà in qualche modo fare a meno di un giocatore importante, perché come vi abbiamo detto uno dei giocatori diffidati della scorsa partita era Álvaro Morata, che è chiaramente stato ammonito, sappiamo tutti che è stato ammonito, e quindi è una Juventus che dovrà in qualche modo reinventarsi, perché fino ad ora uno dei punti cardine di questa Juventus post Vlahovic, o meglio più che post Vlahovic, da quando è arrivato Vlahovic, è stato questa sorta di attacco a 4, o meglio o 4-2-3-1 con 3 alle spalle di Vlahovic, o attacco a 3 con Morata al fianco di Vlahovic e a destra uno tra Dybala e Cuadrado. Insomma, comunque il duo Morata-Vlahovic era sempre lì, cioè era una sicurezza quasi totale. L'unica partita in cui non ha giocato Morata è stato proprio quella con l'Empoli, dove ha giocato Kane e ha giocato anche molto bene. Questa Juve quindi può fare a meno di Álvaro Morata? Probabilmente sì, perché è un Álvaro Morata secondo me che rifiaterà un po', approfitterà di questa sosta, diciamo così, e andrà a riposarsi. Al suo posto, attenzione a quelle che sono le alternative. Perché vi dico questo? Perché è una Juventus che sicuramente avrà l'aiuto fondamentalmente per le ultime partite di Dybala, giocatore che probabilmente giocherà al fianco, anzi senza probabilmente, giocherà al 100%, a meno che non ci sia un infortunio dell'ultimo minuto, giocherà al fianco di Vlahovic. Bisognerà capire come strutturarsi, continuare col 4-2-3-1 con una diga lì davanti composta da Rabiot e Zaccaria, quindi tanta fisicità, oppure centrocampo a 3 con Arthur. È chiaro che in questo momento l'idea di Allegri è quella di continuare con la falsariga vista con l'Inter, cioè attacco importante con praticamente 4 punte, con Dybala davanti al centro di questa sorta di rombo, o meglio Dybala alle spalle di Vlahovic, con Cuadrado largo a destra, e a sinistra c'è questa sorta di ballottaggio. Un ballottaggio tra due giocatori che probabilmente sono anche loro in bilico, perché vi abbiamo parlato più e più volte di giocatori che rischiano di saltare il prossimo anno, di salutare la Juventus il prossimo anno. Parliamo quindi di Ken e Bernardeschi. Bernardeschi è un giocatore che ancora non ha rinnovato e quindi si trova in una condizione particolare.
e probabilmente queste ultime partite gli serviranno per mettere un po' in difficoltà Max Allegri, per dire: ma perché non convince la società a rinnovarmi? Perché è chiaro che io con te mi trovo bene. Bernesco aveva cominciato anche bene l'annata, veniva dalla spinta tanto del matrimonio ma soprattutto dell'europeo vinto, insomma era un Bernesco che sulle ali dell'entusiasmo si riprendeva la Juventus, cambio di numero per lui, sembrava una vita nuova per Bernardeschi, sembrava un Bernardeschi più motivato, che addirittura segnava, l'andata segnava proprio contro il Cagliari, insomma è un Bernardeschi che credeva nella rinascita della Juventus. Il problema però qual è? Sempre il solito, i soldi. Perché nel momento in cui si è cominciato a parlare di soldi, ecco, per Bernardeschi ha tirato un po' quelle che sono le somme, ha detto occhio, perché io voglio le stesse cifre di prima, perché sto facendo bene e quindi merito le stesse cifre di prima. È un ragazzo che è arrivato da Firenze per 40 milioni a 4 milioni all'anno, ha fatto vedere non poco, pochissimo, e mantenerlo a queste cifre, cioè a 4 milioni di euro, non è una follia, è proprio da prendere e portare in manicomio chi gli firma l'eventuale rinnovo di contratto. Bernardeschi è un giocatore che non dà minimamente continuità, ha fatto bene forse 3-4 partite e ha entusiasmato molti, sicuramente non me, che conoscono questo ragazzo e sa che la continuità non è il suo forte, perché ti fa una partita sì buona ma neanche tanto, cioè le partite che ha fatto tra novembre e dicembre non sono state partite esaltanti, sono state partite mediocri, buone, diciamo buone, sì, nulla di più, di certo non da uno che ti prende 4 milioni all'anno, che dovrebbe essere veramente, era stato comprato come, ricordiamoci che Bernardeschi doveva prendere la numero 10 e poi l'ha presa Dybala, cioè è stato, io continuo a dire, insieme a Rabiot uno dei flop più clamorosi della storia della Juventus, della storia, non degli ultimi 3 anni, della storia. Il ballottaggio appunto tra lui e Ken, altro giocatore che secondo me è stato un altro gran bel flop. Sta parlando in questi giorni molto della possibilità di Ken di lasciare la Juventus a giugno, è probabile, la Juventus sta valutando questa opzione perché, come è chiaro a noi che guardiamo dall'esterno, è chiaro a loro dall'interno, a volte sembra quasi che mancano le basi a questo ragazzo, sia a livello proprio caratteriale, perché non è che ha fatto chissà quale grande, cioè non ha creato problemi nello spogliatoio, però non ti dà l'approccio di un professionista, non ti dà l'approccio per esempio che è un Vlahovic, che è arrivato alla Juventus e lo vedevi già che era un professionista nonostante i 22 anni. Hanno la stessa età Vlahovic e Ken, e quindi potenzialmente Juventus poteva aver preso un bel attacco per il futuro, che sono tutte e due classe 2000. Però con Ken ancora c'è molto da lavorare, e non so quanto la Juventus ci voglia lavorare con Ken, considerando poi la globalità, la totalità dell'operazione Ken, che ammonta quasi a 40 milioni di euro, 38 totali tra bonus, riscatti vari. Beh, è un'operazione, secondo me, che non ne vale tanto la pena, ed è per questo che in questi giorni si parla di Raspadori, perché quella cifra lì potrebbe essere veramente investita per Raspadori, che vale un po' di più di Ken, a mio avviso. Sono questi due giocatori che si giocheranno un po' le loro carte per sfruttare questo tipo di situazione, quindi l'assenza di Morata, staremo a vedere, ditemi, secondo voi, chi giocherà dei due al posto di Alvaro Morata, e soprattutto come la Juventus può migliorare un aspetto importante, cioè segna poco. È una Juventus che segna pochissimo, 47 gol in campionato sono un numero negativo, chiaramente negativo, il decimo attacco che c'è appunto in campionato, quindi bisogna migliorare questo aspetto. Il 4-3-1 è la strada giusta per migliorarlo secondo voi? Oppure serve qualcos'altro? Ditemi la vostra qui sotto nei commenti.